Wahey Kuj, ben ritornati dal vostro Android 41 su Yo-Kai Watch 3. Lo so che vi starete chiedendo, ma perché porti le missioni invece di portare altri video più importanti? I video più importanti li sto preparando, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo, più che altro, non tanto per il Blaster Stick che sto preparando, ma per un'altra serie di video che sto preparando, ovvero i pionieri yokai. Per prendere tutti e tre i pionieri ci vuole un totale di 15 giorni. Quindi, quella è la cosa più lunga da preparare. Inoltre sto anche mettendo a punto insieme tutti quanti gli eroi yokai, per fare anche il video di quelli. Quindi insomma, il tempo è quello che è. Quindi facciamo un attimino le missioni che sono più veloci, e poi vedrete i video bomba verso la fine di febbraio. Ci sono dei video davvero potenti per quanto riguarda Yo-Kai Watch 3. Oggi vorrei fare la missione di Arachnos, così chiudiamo il cerchio dei generali. Dunque, Sforbi Fuoco ha chiesto il nostro aiuto perché il generale degli spiriti di Arachnos è imbronciato e noi dobbiamo aiutarlo. Arachnos, dov'è che l'ho già sentito? Yes, è il tipo che aveva sfidato Ragabatrax, il generale fuggitivo delle polpanime. Ah, giusto. Certo che per essere generali sono entrambi parecchio indisciplinati. In ogni caso, che ne dite di discutere dettagli con il cliente? Si trova a Mega Scivolo sul Monte Selvoscura. Forza, andiamo! Sapete che farei io per raggiungere Mega Scivolo? Partirei però dal... Partirei dalle ville. Perché Mega Scivolo in teoria inizia lì, quindi se lui è all'inizio è più facile raggiungerlo. Però vediamo comunque sia, non ne sono proprio sicuro che sia all'inizio. Poi al limite ci teletrasportiamo in cima alla vetta e buono così. Sì, forse è in cima. Ma lo vediamo subito, andiamo un pochino... Ah no, no vedo cose... Ecco, infatti vedevo lì delle cose. E vabbè, allora sì, è più vicino qui, meglio così. In totale sono 4. Risfiamma che ora sta con gli spiritosti, beh, non si sa perché. Yo ciao, tu sei il nostro cliente, Sforbi Fuoco, giusto? Sappiamo che il tuo generale è di umore nero. Sì, guardate voi stessi. Lui sembra arrabbiato. Generale, che c'è che non va? La prego, generale, si tiri su. Non sente ragione. Giove Saturno, sembra davvero imbronciato. Non so che gli è successo, ma sta così da troppo tempo. Quindi potresti andare a comprargli una brioche? Sì. What? Una brioche? Tutto qua? Le brioche sono il suo cibo preferito, potrebbe aiutarlo a tirarsi su. Ok, brioche, in corso del commercio ci sono vari negozi di brioche. Come on, andiamo! Quindi una brioche qualsiasi? Oh, va bene, vado in corso del commercio a comprarlo senza traspec però. E senza bicicletta, uffa. Ma vuole una brioche qualsiasi, non la sua preferita? Che se non sbaglio è alla crema. A parte devo andare a dormire prima, quindi l'indomani si va a comprare le brioche. Bene, allora, vediamo quali sono queste brioche. Ah, lassù c'è un androide Yamada. Però voglio vedere io qui. Oi oi oi, siamo sempre a litigare noi, eh. Eccoci, questi sono i negozi di brioche. Però, dolci spiriti. C'è qualcosa che non va. Le nostre brioche dello spirito sono le migliori del mondo. Wow, grandioso. Però le nostre brioche dell'anima sono le migliori dell'universo. No. Che hai detto? Come osi? Ah, litigano anche loro, così non possiamo comprare le brioche. Dobbiamo assolutamente fermare questa lite. Well, mi sembrano molto presi, non penso che smetteranno presto. Non c'è qualche yokai che potrebbe riportare un po' di pace? Right, do un'occhiata. Yes, c'è qualcuno. Lo yokai Felicio rende l'atmosfera allegra e rilassata. Vive a Valdoro Nuova. Togo, cerchiamo Felicio e portiamolo subito qui. Coraggio, tocca a noi, andiamo Felicio. Medaglia yokai attiva. Felicio! Felicio, ammansisci questi due tari scatenati. Ci penso io. Ma la panna è soffice e vellutata. No, è la crema ad avere una consistenza piacevole. Grazie. Bene, hanno smesso di litigare, grazie Felicio. È stato un piacere.
Finalmente possiamo comprare le brioche. Dolci spiriti e dolci anime. Ce ne sono due. Quali brioche vuoi comprare? Beh, visto che è uno spiritoso, direi di prendergli le brioche dello spirito. Wait, compriamo una brioche dello spirito e torniamo da Arachnus. Ciao, ti vanno delle gustose brioche dello spirito? Compra. Io però prenderei anche qualcosina qua. Eccolo qua. Cos'è questo? Tu chi sei? Luna, consegna la brioche dello spirito ad Arachnus. Beh, certo. Una brioche dello spirito? Sì, mangia dai. Ah, è così contento che non riesce a parlare. Come osate? Come osate mostrarmi proprio l'ultima cosa che voglio vedere? What? Che succede? Sei uno spiritoso, no? La mia ira sta crescendo e non so cosa potrei fare. Quindi, se tenete cara la pelle, sparite immediatamente. What? Che facciamo adesso? Ma l'incarico è di farlo tornare in sé. Non possiamo abbandonarlo, costi quel che costi. Allora, sfidiamolo. Se è qui, cerca di rogne. Sì. Ti sconfiggerà e ti farà ritrovare la ragione. Sciocca umana. Rimpiangerò di avermi fatto adirare nell'altro mondo. Rimpiangerò nell'altro mondo di averti fatto adirare? Auto befriending? Bene. Allora ti farò mangiare una brioche molto salata. Non posso colpirlo per il momento, però con calma ce la facciamo. Perché Emma è quasi crepato? Che succede Emma? 990. Wow. Se non ce la fate voi, ce la facciamo con la pistola, tranquilli. Tanto, dato che non si può fare amico con né con gli strumenti né con la pistola, lo distruggiamo sicuramente. Eccolo qua, è andato! Oh, la tua forza è notevole! Hanno fatto così tutti i miei amici! Hai guadagnato il mio rispetto, prendi questa medaglia! Arachnus! Oh yeah! Che soprannomi hai? Arachnio, Ragno, Telo, Alex. Alex, vabbè. Oh, va bene. No, aspetta, Arachnus, voglio parlare con... Finalmente è tornato di buon umore. Eh? Ha la minima idea di quanto ci siamo preoccupati per lei? Lei è il nostro generale e deve comportarsi come tale. Le mie più sentite scuse. Me lo sto chiedendo da un po'. Si può sapere perché eri di malumore? Perché ho sviluppato un'ossessione per le brioche dell'anima! Che? Le brioche dei polpanime? Un attimo, ma che motivo è? Siamo entrati in guerra per affermare la superiorità delle brioche dello spirito. Però, quando ho provato la mia prima brioche dell'anima, era deliziosa! Oh, come on! Come si fa a fare la guerra per questo motivo? Beh, Ragabatrax, che ha sempre mangiato le brioche dell'anima, ha cambiato idea. Ora dice che le brioche dello spirito sono più saporite, ma io non l'accetto. Come si fa a litigare per qualcosa che ti è sempre piaciuto? Di nuovo a litigare per un motivo ridicolo! Farete pace, vero? Sì. Sembra che i nostri servizi non siano più richiesti. Right, incarico completato. Andiamocene prima di rimanere ancora più invischiati. È strano però, avevano fatto pace in Yo-Kai Watch 2. C'era un armistizio in corso, quindi... Perché interrompere questo trattato di pace? Quindi tutto a posto così? Mi spiace, chiedo scusa.
Ah, sì, sì. Bene, Cugiola, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi chiedo ancora un pochino di pazienza. Faremo un altro paio di missioni e poi ci butteremo a capofitto in Blaster Steel e nelle missioni con i pionieri. E recupereremo anche tutti quanti gli altri yokai leggendari, American Legendary, tutti quanti gli Enma, Zazel il giusto, a cui sto già lavorando. Insomma, pazienza che faremo tutto. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio e vi ricordo in descrizione i link per la pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!